Manifestazione Novax ieri sera sotto casa del sindaco di Pesaro. Ricci tira in ballo carriera e assicura: non mi intimoriscono, denuncio tutti. Il ristoratore va all'attacco e replica: ha manipolato la realtà, il corteo è durato pochi minuti. Diamo scuola e Green Pass, slitta di una settimana la decisione del governo. Molti studenti però sono contrari all'obbligo della carta verde. No, non è giusto che uno venga obbligato così per... cioè, capisco per l'assicurazione delle scuole, ma che sia obbligatorio secondo me non ci sta. Non dichiare 200.000 euro vinti ai giochi online. La Finanza denuncia un pesarese che percepiva il reddito di cittadinanza. Uova lanciate sul tetto e dentro casa, la denuncia e la testimonianza dell'uomo che ha visto scappare quattro giovani per le vie del centro storico di Fano. Conclusi i primi lavori su Via Trave a Fano per rallentare la velocità delle auto. A metà agosto altri interventi fino all'incrocio con Via della Fornace. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito, manifestazione Novax ieri sera sotto casa del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Vergogna, ha detto il primo cittadino che ha tirato in ballo Umberto Carriera e ha dato mandato all'avvocato di denunciare tutti. Era lo stesso col quale Salvini due giorni fa ha fatto la fotografia a Pesaro, venendo a Pesaro. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è convinto. Sotto casa sua c'era anche il ristoratore Umberto Carriera, leader del movimento Io Apro. Mentre da Torino mi apprestavo a collegarmi su Rete 4 a Zona Bianca, commentato il primo cittadino, ho ricevuto da casa la notizia che centinaia di persone si erano assembrate nella via in cui abito, urlando, citofonando e creando disagio. Che vergogna. Ricci, presidente di ALI e coordinatore dei sindaci PD, ha anche postato sul profilo Facebook una foto dei manifestanti, molti in queste ore messaggi di solidarietà al sindaco dalle forze politiche ai cittadini. Volevo intanto ringraziare tutti coloro che hanno espresso solidarietà in queste ore da parte mia e della mia famiglia. Volevo anche dirvi però che ho dato mandato all'avvocato per denunciare tutti. È inammissibile che vengano a manifestare sotto casa del sindaco violando la libertà personale della mia famiglia, spaventando i miei figli, ed è la dimostrazione di che idea di libertà hanno. In verità sono degli squadristi e sono anche dei vigliacchi, perché io a casa non c'ero. Dall'altra non sarà difficile individuare i responsabili, perché i social sono pieni di foto, di video, addirittura il capo del movimento Io Apro ha fatto una diretta Instagram davanti al portone di casa mia, ed anche per questo ho deciso di scrivere al ministro Lamorgese, perché è stata del tutto inadeguata la gestione dell'ordine pubblico. Com'è possibile che sia stato permesso un corteo fino a sotto casa del sindaco? Com'è possibile che per quasi 40 minuti siano stati a suonare il campanello, ad urlare sotto casa della mia famiglia senza che nessuno sia intervenuto? È una cosa inaudita, ha proseguito Ricci, ed è la dimostrazione che i sindaci sono esposti in prima linea su tutto. Noi chiediamo semplicemente serenità per noi, ma almeno per le nostre famiglie. E quello che è successo a me può succedere a tanti sindaci, quindi spero che il ministro Lamorgese prenda i provvedimenti necessari. Se poi volevano intimidirmi, hanno ottenuto l'effetto contrario, perché come ha detto il presidente Mattarella, vaccinarsi è un dovere, il Green Pass è uno strumento utile per incentivare la vaccinazione, per garantire sicurezza sanitaria e per garantire ripresa economica, perché noi non vogliamo più richiudere, vogliamo andare avanti con la stagione turistica e far sì che ci sia una crescita duratura nel nostro paese e nella nostra città. Non ci intimoriscono, ieri hanno dimostrato di che pasta sono fatti, noi andiamo avanti per la nostra strada. E la replica di Umberto Carriera non si è fatta attendere. Ieri sera è andato in onda un clamoroso tentativo di manipolazione della realtà da parte del sindaco Matteo Ricci. Con queste parole il fondatore di Io Apro ha replicato al primo cittadino di Pesaro, Umberto Carriera, attraverso un video ci ha raccontato la sua versione dei fatti. Manifestazione assolutamente pacifica in Piazzale della Libertà contro il Green Pass con circa 1 milione di persone. Conclusa alle 21.30 inizia un corteo pacifico e spontaneo di un centinaio di persone verso il centro storico. Passiamo tutte le vie del centro storico, le vie del corso, urlando libertà, libertà e no Green Pass, raccogliendo gli applausi delle persone che erano insomma nei locali a mangiare, a fare una passeggiata. A un certo punto arriviamo davanti casa del sindaco, comunque nella via in cui abita il sindaco Matteo Ricci, e ci fermiamo lì 3 o 4 minuti a inneggiare il coro libertà, libertà, no Green Pass, no Green Pass,
e poi ce ne andiamo. Tutto questo con le forze dell'ordine che ci scortavano in maniera assolutamente collaborativa. Dopo qualche minuto, ha ribadito Carriera, la manifestazione è finita e siamo andati via. Torno a casa appunto e guardo su Rete4 il sindaco Matteo Ricci che inneggia allo squadrismo, alla violenza, alla diffamazione nei suoi confronti e al intimorire la sua famiglia. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Perché ci dovete etichettare con delle parole soltanto per fare mera propaganda politica? Soltanto per passare da martire o da vittima, quando in realtà ne abbiamo manifestato in tutta la città in maniera assolutamente pacifica, urlando, ripeto, libertà, libertà, no green pass, no green pass. Famiglie, bambine, anziani, nonni, persone preoccupate per quello che potrebbe essere un obbligo vaccinale anche per appunto andare a scuola o andare appunto al ristorante, nel cinema, nei musei, nei teatri. Una manipolazione della realtà senza precedenti. Se il sindaco vuole può anche mettere un bel divieto, con scritto divieto, di manifestare ed esprimere il dissenso. E nel tardo pomeriggio il movimento IAPRO ha fatto sapere che agirà per vie legali nei confronti del sindaco e l'avvocato di riferimento sarà il dottor Lorenzo Nannelli. Adesso l'aggiornamento sul coronavirus, perché rimane alto nelle Marche il numero dei positivi al Covid. Nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 101, di cui 26 nella provincia di Ancona, che è seguita da quella di Pesaro Urbino, con 22 contagi. Anche oggi non sono stati registrati decessi legati al virus, mentre negli ospedali ci sono 4 ricoveri in più rispetto a ieri. Resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre sale a 17 quello dei degenti in semi-intensiva. Slitta di una settimana il decreto sulle nuove regole per l'uso del Green Pass a scuola, ma il governo sembra orientato a introdurre l'obbligo vaccinale almeno per il personale scolastico per garantire il ritorno in presenza e in sicurezza. Oggi Angelica Panzieri ha raccolto il parere degli studenti. L'obbligo vaccinale nella scuola traballa. Il governo rinvia il decreto per l'utilizzazione del Green Pass a scuola di una settimana. Sembra però essere intenzionato a introdurre l'obbligo vaccinale per il personale scolastico per permettere il rientro in classe in sicurezza. Personalmente sono a favore, perché comunque a scuola siamo tanti e anche per quanto possiamo mantenere la mascherina e la distanza in classe, nei corridoi, nel cortile, non è che ci sono controlli e io l'ho vissuta, quindi non è che sia molto a norma. Quindi sì, se siamo tutti vaccinati è una cosa più sicura. Poi ovviamente prendo quello che viene, perché non decido io ovviamente. Sì, sono d'accordo, anche perché avendoselo in questo momento, sì, sono d'accordo. Ovvio, dopo, cioè alla fine essendo tante persone in tutta la scuola, parlando della mia siamo in più di 2000, quindi direi che sia più che obbligatorio, cioè obbligatorio no, però abbastanza consigliato, quindi sì, abbastanza d'accordo. Lei quindi si è vaccinato? Sì. Il piano del ministro Bianchi prevede anche l'utilizzo della mascherina in classe e il distanziamento, d'accordo oppure no? Sì, è d'accordo, alla fine anche essendo pure vaccinati, alla fine serve anche la mascherina. Io penso che sia giusto perché comunque salvaguarda i ragazzi e le famiglie senza che per il vaccino. Io ho fatto la prima dose, devo fare la seconda, quindi sì, sono favorevole. Ma io sono contrario al Green Pass perché se c'è qualcuno che non vuole vaccinarsi non deve essere obbligato a farlo. Però penso che il vaccino è una cosa molto utile per sconfiggere il Covid. Però non deve essere un obbligo, ecco. Io sono stufato anche di fare la DAD, da 2 anni che la facciamo. E ho voglia di rivedere i miei compagni, ecco. Mascherina obbligatoria sì oppure no? Mascherina obbligatoria sono d'accordo. Sono favorevole al Green Pass nelle scuole. Perché? Per essere più sicuri, per poter stare in presenza. I ragazzi dovranno comunque tenere la mascherina e ci dovrà essere il distanziamento. Lei su questo è d'accordo? Eh sì, perché comunque per abbattere il Covid non è che passa così in un giorno, quindi fin quando ci saranno i contagi, queste cose qua, sì, secondo me si deve stare. Secondo me no, non è giusto che uno venga obbligato così per, cioè, capisco per la sicurezza nelle scuole, ma che sia obbligatorio, secondo me non ci sta. Lei il vaccino l'ha fatto oppure no? Io devo farlo, ma a questo punto, nel senso, vedo come va la situazione, se mi obbligano, cioè nel senso se mi incanalano con i Green Pass, lo farò. Se no, se è possibile non farlo, io non lo farei. L'obbligo vero e proprio no, perché non voglio essere, non sono Novax, però obbligare penso che sia una sorta di dittatura, quindi l'obbligo no. Però è bene che
ci sia, ma soprattutto per i professori. Poi per gli studenti, alla fine quanti anni hanno gli studenti? Sui 15-16 anni, quindi ancora, cioè, non è che le obbligherei a loro. Mascherine obbligatorie invece sì oppure no? No, le mascherine sì, assolutamente sì. Aveva ricevuto il reddito di cittadinanza per un totale di 6.500 euro, ma si era dimenticato di dichiarare vincita al gioco online per circa 200.000 euro ottenuti dal 2017 al 2020. Un 50enne di Pesaro è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza. Dopo gli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle in sinergia con l'INPS, l'uomo è stato segnalato sia all'autorità giudiziaria perché ha indebitamente percepito erogazione ai danni dello Stato, sia all'INPS per la revoca del sostegno e il recupero della somma incassata. Invece i vigili del fuoco di Fano sono intervenuti intorno alle 14 lungo la superstrada Fano-Grosseto per spegnere un incendio divampato in una scarpata poco prima dell'uscita di Bellocchi in direzione mare. I pompieri sono arrivati con due mezzi per spegnere le fiamme sprigionate probabilmente a causa di una cicca di sigaretta ancora accesa. Sul posto anche la polizia stradale per la viabilità, infatti è stato chiuso un breve tratto di una corsia per permettere le operazioni di spegnimento. E adesso ci spostiamo nel centro storico di Fano, dove ieri sera alcuni giovani si sono divertiti a lanciare uova dentro un'abitazione. Che cosa è successo ieri sera? No, erano le mezzanotte e 30, circa 20. Avevamo spento la TV, mentre eravamo nel letto, sento delle cose arrivare, ma mi sono toccato, sentivo tipo appiccicato e poi sentivo puzza. Praticamente erano delle uova, mi sono alzato subito, ho guardato dalla finestra, vedevo quattro ragazzi scappare verso la chiesa. Insomma, in pratica dopo abbiamo acceso la luce, c'erano le uova nel televisore, sul tetto, nel letto, dobbiamo cambiare le lenzuola, insomma per terra, poi una puzza, non vi dico. Comunque l'avevo rincorso, ma sono scappato perché me la sono fatta di corsa a rincorrere questi ragazzini. Uno scherzo molto, non so se è uno scherzo, come giudicarlo, anche perché qui già in queste vie già ho avuto occasione della macchina rigata, che parecchie persone qua si sono lamentate che rigono le macchine. Quindi, e poi diceva anche campanelli che suonano, sì, quindi vabbè, insomma qualche disturbo c'è. Dei ragazzini che suonano i campanelli, vabbè, lì si può chiudere un occhio, diciamo. Però le uova di notte, con sti caldi, uno tiene le finestre aperte, sia un po' per prendere un po' di frescura, ma... Ecco, ma è la prima volta che succede? No, delle uova è la prima volta. Poi altre cose, tipo le macchine rigate, quelle ho visto che degli fanno in generale qui. Però i campanelli, sì, durante l'inverno suonano di giorno, però. Più che altro, questa è la prima volta. Proprio, hanno preso proprio la mira, perché se guardate la finestra era messa così, proprio la mira precisa per entrare dentro... che poi è arrivata nel letto. Ma non avete dormito sonni tranquilli? No, perché abbiamo dovuto chiudere dopo i basculanti, quindi ci siamo beccati pure il calore della casa. Nei mesi di agosto e settembre la provincia di Pesaro e Urbino installerà gli autovelox lungo la panoramica San Bartolo nel tratto che ricade all'interno del parco. Saranno presenti anche gli agenti di polizia e in questo modo, ha detto il presidente della provincia Giuseppe Paolini, verrà data una risposta concreta agli abitanti della zona che lamentano una velocità elevata di auto e moto. E sempre con l'obiettivo di rallentare la velocità dei veicoli, il comune di Fano ha modificato un tratto di via Trave. Il servizio di Filippo Pucci. Lavori conclusi questa mattina lungo via Trave nel tratto antistante la palestra. Si tratta della prima parte di una serie di interventi di restringimento della carreggiata. Dopo le numerose segnalazioni arrivate dai residenti sia al comune che alla nostra redazione sulla forte velocità di auto e moto lungo tutto il perimetro stradale, oggi il tratto in questione è stato sottoposto a modifiche importanti per eliminare la forte velocità e rendere sicuro il passaggio per ciclisti e pedoni. Infatti, da oggi, chi proviene dalla zona mare dovrà dare precedenza a chi invece arriva da monte. A spiegarci nel dettaglio i lavori è l'assessore Fabiola Tonelli. Due restringimenti di carreggiata e una piastra rialzata, un attraversamento rialzato davanti alla palestra Trave che ridurranno notevolmente la velocità delle automobili. Sicuramente inizialmente ci potrebbero essere dei disagi perché gli automobilisti si devono abituare a questi tipi di interventi che a Fano non si sono mai stati realizzati. Ci aspettiamo che nel tempo comunque appena finiranno
definitivamente la prossima settimana con la segnaletica orizzontale e verticale, nel tempo si avverrà questo cambio di abitudine anche da parte degli automobilisti. Il secondo stralcio proseguirà poi dopo le festività di Ferragosto con gli stessi interventi, ma questa volta nel tratto che dalla rotatoria della Trave arriva fino a Via della Fornace. I lavori proseguiranno nel secondo tratto di Via Trave con altri interventi di moderazione del traffico fino ad arrivare all'incrocio con Via Fornace, e anche l'asfaltatura di Via Fornace è un altro intervento di moderazione tra Via Fornace, Via Montenerone e la strada interquartieri. Torniamo un attimo a parlare della manifestazione No Green Pass che si è svolta ieri sera in Piazzale della Libertà a Pesaro, perché poco fa è arrivato un comunicato dalla questura di Pesaro Urbino. Un gruppo di manifestanti del corteo, sempre seguito dal personale impiegato nel servizio di ordine pubblico, ha continuato a percorrere altre vie del centro cittadino. Giunto nei pressi dell'abitazione del sindaco di Pesaro, ha intonato slogans contro quest'ultimo e contro la misura della certificazione verde. L'intervento immediato del personale di servizio, si legge sempre nella nota, ha consentito di allontanare i manifestanti senza che si verificassero incidenti e di identificarne una quindicina, risultati far parte dei movimenti Novax, Io Apro e Casa Pound. Sono in corso, fanno sapere dalla questura, ulteriori accertamenti da parte della Digos, anche mediante l'esame delle foto e dei filmati effettuati dalla polizia scientifica, proprio al fine di identificare gli autori. Tutti i manifestanti identificati sono stati deferiti e dunque denunciati all'autorità giudiziaria. Al Lido di Fano sono stati tolti i giochi per bambini e la segnalazione è arrivata oggi alla nostra redazione. Nel mese scorso, infatti, la Capitaneria di Porto, che ha il compito di eseguire gli accertamenti sul demanio marittimo, aveva effettuato dei sopralluoghi per verificare lo stato degli stabilimenti e tutti i permessi del caso. Dai controlli però è emerso che per alcuni giochi mancavano le autorizzazioni, le quali devono essere richieste agli uffici del comune. Per poter regolare la situazione, ci è stato riferito, i gestori delle spiagge devono inoltrare un'apposita richiesta, poi prima di installare nuovamente i giochi servirà l'ok del comune, che potrà arrivare soltanto dopo aver valutato l'idoneità e tutte le altre formalità richieste dalla legge. Cambiamo argomento, ci sono anche 36 fanesi nella giuria del Giffoni Film Festival. I giovani fino a sabato dovranno valutare le pellicole e dialogare direttamente con i protagonisti del film. Quello è il blue carpet ed è dove passano tutti gli ospiti. Quella cosa lì, quella è la sala Truffaut, aspetta adesso mi giro, è quella là, c'è la sala Truffaut, lì dentro ci sono tutti i film più importanti e vi vengo a trovare sicuramente in sala, quindi ci vedremo lì nel dibattito e buon festival ragazzi, veramente, godetevelo tutto. I giovani salgono sul palco del Giffoni Film Festival, il famoso appuntamento dedicato al cinema per ragazzi, iniziato la scorsa settimana e in programma fino al 31 luglio. Quest'anno i giurati saranno più di 5.600 di ogni parte del mondo, a far parte della commissione ci sono anche 36 fanesi, dall'ambiente al lavoro fino alle relazioni sociali, i temi proposti dalle pellicole offrono una lente in cui inquadrare il protagonismo delle nuove generazioni. Questa partecipazione, ha spiegato l'assessore Etienne Lucarelli, è figlia della volontà di Fano di mettersi in relazione con altre città per lo sviluppo turistico, culturale e sociale in una dimensione internazionale. I ragazzi sono già all'opera dall'anno scorso che abbiamo deciso di aprire questo rapporto, ma perché proprio la volontà è quella magari di instaurare progetti con uno dei festival più importanti al mondo, festival giovanili più importanti al mondo, con la nostra città di Fano, che è città dei bambini e delle bambine, anche dei ragazzi, quindi un rapporto che potrebbe sfociare in altre attività molto più importanti. Tra l'altro abbiamo anche Gemma Giannoglio e Luca Campanelli che sono direttamente a Giffoni proprio per incontrare i personaggi del festival, e da oggi i ragazzi divisi in tre gruppi, più 13, più 16 e più 18, saranno la giuria ufficiale di questo festival osservando i film direttamente dalle nostre sale, quindi online, della Memo e di Palazzo Corbelli, ecco, per un momento che per loro ovviamente è unico e ci dà la possibilità di parlare direttamente con gli organizzatori. E al termine della visione di ogni film, grazie allo streaming, si apre una finestra Zoom in cui i giurati dialogano direttamente con gli attori per entrare nel cuore di ogni pellicola, così da conoscere sfumature, riferimenti e scelte. Sicuramente un'esperienza particolare anche per la tipologia di film che ci sottopongono, ecco, perché sicuramente non è
come dire, il classico film che di solito si usa guardare in privato, a casa propria, eccetera. È appena iniziato, quindi probabilmente è ancora presto per dare un giudizio definitivo, però è un'esperienza che ho fatto anche personalmente l'anno scorso, il secondo anno, e che ha avuto, ecco, un bilancio positivo, appunto, l'anno scorso. Quindi avete anche una bella responsabilità, sei molto selettivo? Cerco di essere abbastanza selettivo, ecco, però non eccessivamente. Gifoni! Al centro pastorale diocesano, martedì 3 agosto alle ore 21, Emma D'Aquino, conduttrice del TG1, presenterà il suo libro dal titolo Ancora un giro di chiave, Nino Marano, una vita tra le sbarre. La giornalista dialogherà con Don Antonio Interguglielmi, parroco e già cappellano Rai, e porteranno la loro testimonianza Giorgio Magnanelli, direttore della rivista Un Mondo a Quadretti, e Suor Caterin, volontaria nel carcere di Fossombrone. Le conclusioni invece saranno affidate al vescovo Armando Trasarti. Domani sera invece all'Arena BCC di Fano torna il San Costanzo Show con Sapore di Sale Grosso. Cosa ha fatto? Che cosa è successo? Stia zitto, che mi sono tuffato in piscina, era quella dei fioli, mi sono sbagliato. Ah, perché è bassa quella? È bassa, è mezzo metro. 30 luglio e 5 settembre, doppio appuntamento con il San Costanzo Show, Sapore di Sale Grosso. È uno spettacolo che veramente inizierà l'estate, lancerà questa fantastica estate 2023. 2021. No, un po' prima. Quindi il 30 luglio del 2021 vi aspettiamo tutti quanti all'Arena BCC. Abbiamo qua tutto lo staff del San Costanzo Show, siamo quei 10. C'è nessuno. Siamo solo noi. Produzione bollywoodiana, potremmo chiamarla. No, allora, è uno spettacolo rutilante, divertente, intrigante, trascendente anche. E quanti attori vediamo in scena? Quanti siamo? Sette, di cui la prima donna, cioè l'unica, è lei. Grazie, è stato bello emergere tra tante. Esatto. Abbiamo tante figure molto importanti. Noi ci siamo specializzati in questo anno di lockdown in altre cose, non facciamo solamente gli attori. Per dire, Bertulli, ci sei? C'è l'apicoltore, eccolo qui. Vedete, abbiamo un apicoltore che quest'anno c'è questo gemellaggio con le api. Libelleremo le arnie, proprio il 30 luglio verremo qua e faremo una grande liberazione di api per il 30 e il 5 settembre. Un rito liberatorio, il miele del San Costanzo Show. E perché noi, grazie a questa propoli che libereremo, canteremo a squarciagola, venite tutti, sapore di sale, grosso sapore di mare. Appuntamento con il San Costanzo Show, 30 luglio e 5 settembre. Tra poco trasmetteremo uno speciale sul nuovo punto unico di accesso socio-sanitario che è stato inaugurato nei giorni scorsi a Mondavio. Vi ricordo anche il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, per noi fondamentali, 338-4968-250. L'informazione torna come sempre domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.